La mostra dedicata a Francesco Guardi eredita ed amplia degli importanti progetti espositivi che nel 1965 e nel 1993 avevano fatto il punto in epoca moderna dell'attività straordinaria di questo artista. Dico eredita ed amplia perché il focus questa volta è solo Francesco, e mentre nel 65 sappiamo che Zampetti aveva proposto degli importanti confronti anche con l'opera di Antonio. Oggi come oggi credo che questo progetto espositivo sia stato in grado di raccogliere le opere più importanti, circa 130 lavori, una quota importante di disegni, tra l'altro disegni di proprietà della Fondazione restaurati per l'occasione. La Fondazione possiede un bel nucleo di disegni di Francesco Guardi, ma soprattutto i dipinti. Oltre 16 dipinti mai arrivati prima in Italia, dunque una vera occasione per vedere opere che sono sparse in tutto il mondo, soprattutto in terra americana. Francesco Guardi è un artista che sappiamo bene non ha avuto grande fortuna in vita. La sua fortuna nasce alla metà dell'Ottocento, grazie forse anche ad una nuova idea di modernità che trova nel tocco rococò di Francesco una audacia che sarà poi ripresa dal segno spezzato e cromaticamente intenso della pittura impressionista. Francesco Guardi è un grande artista che in epoca ebbe subì il confronto di Canaletto, ma oggi forse più moderno ancora proprio per la sua capacità di interpretare la natura e non di rappresentarla. Thank you.